Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a Colin McRae Rally 2.0 per PlayStation 1 e il video di oggi ha uno scopo ben preciso, ovvero quello di mettere a confronto due leggende del gruppo B, ovvero Peugeot 205 T16 e il Lancia Delta integrale. Ovviamente entrambe sullo stesso circuito, con le stesse condizioni di meteo, stesso cambio, stessi settaggi, niente di differente. Eccolo qua, in Kenya, il terzo stage. Iniziamo con la Delta. I settaggi sono questi. No, la forza frenante qui no. Le gomme. Ok, ghiaccio asciutto. E lo sterzo qui sul 5. Già siamo al limite d'oro. Un minuto e 4 secondi. Abbiamo due possibilità per ogni auto, quindi rifacciamo. Che cosa ho colpito? Ok, adesso non ricordo il tempo di prima. Però uscirà scritto, quindi non fa niente. Ok. Adesso questi tempi intermedi che ci segnala si basano su quello di prima. Stiamo andando meglio. A me non credo si basino su quello di prima, poi non lo so. 1, 0, 2, 22. Boh, non ricordo il vecchio. Questo è il tempo migliore. 1, 2, 22. Proviamo adesso con la Peugeot 205, che è sulla carta l'auto migliore del gioco. Dico sulla carta perché è la più difficile da pilotare fra le due, quindi non si sa chi potrebbe essere la vincitrice. Non si sa con certezza. Ora, un'altra cosa che non ricordo bene era i frame, ma credo così. Se non sbaglio così. No, qui no. La sospensione mica l'ho toccata. Non ricordo.
forse no. E al limite la rifaccio se qualcosa. Record stage 1-2-22. Adesso la Delta è in vantaggio. Però io ho qualche sospetto sui settaggi che aveva la Delta, perché non li ricordo bene quelli delle sospensioni. Quindi io questo l'ho fatto con le sospensioni dure, e adesso facciamo le sospensioni. No, aspetta. Le sospensioni io non le ho toccate, quindi adesso lo facciamo con le sospensioni dure. Poi è strano sto fatto, perché le sospensioni dure non vanno bene in stage come questi. Le sospensioni dure vanno bene dove c'è l'asfalto. Questa curva la prendo sempre larghissima. Sette e 56. I tempi parlano chiaro. La Peugeot 205 è più veloce della Delta integrale. Però ovviamente è più veloce, come diceva la sua carta, ma è anche molto difficile da pilotare. Quindi, a meno che non si è molto molto bravi negli stage molto stretti, tipo quelli in Italia, vince la Delta, perché sicuramente è molto molto più facile da pilotare. Detto ciò, il video è finito e ci vediamo nel prossimo video.